Ciao a tutti, ben ritrovati qui su Harry Potter e il Principe Mezzosangue qui su Cittadella Art Games. Nello scorso episodio abbiamo scoperto che Malfoy trama qualcosa e lo fa nella stanza delle necessità, inoltre sta preparando una pozione polisucco. Beh, posso garantirvi che la pozione polisucco la prepara per un motivo, ma vabbè, non voglio spoilerare, chissà magari nel gioco lo dico più avanti. Ok, nuovo scudo. E come potete ben sentire c'è la musica di Harry Potter, il prigioniero di Azkaban nel sottofondo, molto bella. Che era la musica che stava nei giardini di Hogwarts, se ben ricordate, quando andavamo per la lezione di Hagrid. Ora dobbiamo andare da Silente, però. Allora, mentre andiamo da Silente, vi consiglio di andare a vedere il mio video di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, perché trovo che sia uno dei migliori che ho fatto, almeno secondo il mio modesto parere, visto che li ho fatti io, so. Comunque. E quindi ve lo consiglio di andare a vedere. Magari l'episodio di Hagrid, così controllate che la musica è proprio quella. Dai, è quella. È questa, me la ricordo come se fosse ieri. Ah, sì. Quanti ricordi, vero? Allora. Inoltre, consiglio di guardare tutti i miei let's play. Ok. Non solo quelli di Harry Potter, perché veramente ci sono giochi anche molto belli. I giochi di ruolo, soprattutto, sono qualcosa di sensazionale, veramente. Sono magici. Io per questo li gioco. Per questo motivo sto cercando anche di portare l'utenza a questo tipo di giochi, perché. Beh. Per fare qualcosa di diverso su YouTube, perché su YouTube stanno ormai facendo tutte le stesse cose, e a me piace portare sempre qualcosa di diverso, e per questo ho portato anche Suikoden, che vi consiglio, un gioco davvero meraviglioso. Comunque, proseguiamo. Allora, caro Carta Verde, sai quello che sai fare? E boom! No, levitata, ricordo che può colpire e mandare a terra la versione potenziata dell'incantesimo. Muovi ripidamente da sinistra per liberarti. Forza! Vai! Forza! Ok, al momento giusto, ora. Ok, per principio, vai! Yeah! Ecco fatto, dammi quella spaccatimpani. Spero che ti sputi addosso. E la prossima volta pensaci bene prima di fare il prepotente. Ok, restituiamo la spacca timpani, devo prendere quegli scudi prima o poi. Ecco qua. Grazie, Harry, sei il migliore. A raccontare cosa è accaduto davvero, in qualsiasi modo. Quel ricordo è vitale. Ma ora credo che tu abbia gli allenamenti di Quidditch. Ora che gli Auror hanno aperto più zone del castello, ti sarà più facile andarci. Buona giornata, Harry. Ok, abbiamo quasi sbloccato tutto il castello. Ora possiamo andare alle zone di Quidditch. Dalla zona più breve, sicuramente. Hermione! Ciao! La professoressa McGonagall ti sta cercando. Sai che cosa vuole? No, ma ti sta aspettando.
cose importanti. Era veramente lei? Segue Hermione fino a... Ok, viene anche Hermione. Cavoletti, in questo capitolo Hermione sarà proprio assente. A parte per lamentarsi di noi. Perché? Ora qui corriamo perché veramente non vogliamo stare 100 anni. Andiamo nel quartiere di trasfigurazione, quindi dobbiamo recuperare... Ops, scusa, ma... Fammi passare. Ora cado. Ah, non mi ha fatto prendere gli spiriti che volevo. Comunque. Dobbiamo recuperare il ricordo di Lumacorno. Oh, brava. Già. Allora non credo che ci siano problemi, no? Certo, lo so. Fammi. Non posso farlo perché il rinvio si trova in una... Ah sì, è vero, in questo gioco si possono prendere gli standard e fare tipo delle capriole, delle cose con le mani. Ma non posso farlo perché il rinvio si trova da tutt'altra parte rispetto ai tasti al mouse. Ma io non lo so. Cioè, vediamo un po' se ci riusciamo, ma è difficile. Praticamente si fa così. E vai! Boom! No, non lo fa, non lo fa con la tastiera, non si può. Volevo parlarti dopo quello che è successo alla cana a Natale. Perché quando accade qualcosa ci sei sempre di mezzo tu? Professoressa Michaela, sono anni che mi faccio la stessa domanda. Ho sentito che sei entrato nel club dei duellanti, Harry. Credo che dovresti seguire il suo esempio. E anche i Weasley. Dovete prepararvi. E non pensate solo ai vostri amici di Grifondoro. Ah, ecco la persona che stavamo aspettando. Ciao, Harry! Alanis è il capitano del club dei duellanti di Corvo Nero. Tu vieni con me, signorina Granger, così ti iscriveremo al club dei duellanti di Grifondoro. Vorresti esercitarti con noi a lanciare le ricordi? Sì. Okay. Per lanciare Levi Corpus è come... Ok, come praticamente il Wingardium Leviosa. Solo che non dovete premere il tasto perché è in modalità duello. E siete già come se aveste premuto il tasto, no? Grazie per averci fatto vedere. Fai attenzione però. Nei duelli futuri qualche corvo nero userà l'incantesimo contro di te. Benissimo, facciamo un bel duello mentre sei qui. Il campione junior di Corvo Nero contro Harry Potter. Va bene. Scontro numero uno. Ovviamente non preoccuparmoci. Proviamo a usare Levi Corpus. Forza, subito, già pronto. L'hai evitato. Ricordiamoci che possiamo proteggerci. Ok. Il Levi Corpus è buono perché rispetto all'Expelliarmus il nemico rimane molto più a tempo in aria, quindi possiamo praticamente sconfiggerlo. Però sarà molto più difficile colpirlo. Scontro 2! Quindi l'ideale è fare... Poi un'altra cosa, ogni personaggio ha delle pattern specifiche, quindi... Prima o poi lo colpiamo, ecco. Basta fare così e poi le ricordo. No? Forza! Prima o poi ti farei colpire, lo sapevo. Bisogna fare un po' di strategia, credo. Comunque sei finito! Boom! Yeah! Grazie mille. Lo so di essere bravissimo. Buona 9! Eccezionale 5, dai, che abbiamo fatto molti più punti. Abbiamo usato 2 Levi Corpus, solo più 8. Bonus salute 90. No. Pam parapà! 4 stelle. Niente spilla? No. Grazie. Ottimo. Sì, prima o poi lo dovrò fare per potenziarmi gli incantesimi. Spero proprio che Grifondoro vinca la Coppa di Quidditch quest'anno. Cerca di sbrigarti, Potter. Le grandi squadre di Quidditch non si creano con i ritardi. Sì, sì. Credo che... Allora, abbiamo sbloccato questa nuova zona. Qui sono un sacco di scuri. Wow. Sembra con la musica del prigioniero di Azkaban a farci compagnia. Ciao. Buona giornata anche a te, ora fammi andare. Allora, non so per da quanto tempo sto registrando. Sì, dammi, portami dal ritardo. Grazie mille.
Ho chiamato Nick, non tanto perché non sono nel campo di Quidditch, ma perché non so dove è il quadro che porta al campo di Quidditch. Ricordo che abbiamo sbloccato il passaggio, quindi approfittiamone. Coleotteri bolliti. Cosa? Ah sì, ma non dirlo agli altri. No, fammi passare. Ah, che bello le scorciatoie, vero? Ci troviamo direttamente qui. E il bello è il fatto che non ci sono caricamenti in questo gioco, a parte quando salvate e caricate la partita, ma è normale, ovvio. Facciamo questo allenamento di Quidditch. Wow. Assolutamente sì. Facciamo questo allenamento e poi basta. Forse se fosse stata una partita sicuramente avrei pagliato, cioè l'avrei fatto nel prossimo episodio, ma l'allenamento di 15 dovrebbe essere una cosa veloce. Vedete adesso le stelle sono già arancioni. Partono le stelle che sono già arancioni, è qualcosa di assurdo. Ovviamente devono rendere una cosa di skill difficile, no? Mi è mancato anche uno. Ce ne avevo due. Detesto il mouse. Con tutto me stesso. Per giocare intendo, eh. Altrimenti il mouse è ultra utile. Ah, eccolo. Queste cose, ripeto, vanno presi, se ci riuscite, se Jimmy non li prende per prima. Ok. Mi mettono sempre uno più lontano dall'altro, così uno si imbroglia. Jimmy! Non è il momento, Jimmy! Ah, non è Jimmy, Jimmy è quella davanti. E allora chi è il Grifondoro che rompe? Che ti bella tu? Ok, dentro il cerchio! Grande! Hai gli allenamenti Quidditch. Ok. Tan tan tan! Sarei più lunga! Tan tan tan! Nuova fila del Quidditch! Speriamo! Ok. Ok. Ok, l'abbiamo preso, manca praticamente pochi cerchi, cioè stelle. Perché i cerchi non sono più cerchi. Sì! Grande allenamento finito! Ben fatto, tutti quanti! Personalmente credo che ci serva una difesa più forte. Le altre squadre hanno degli ottimi portieri. Un lusso che noi non abbiamo. Ron è sicuramente più bravo di te, McLagan. È vero. Sto solo dando qualche consiglio, da portiere a portiere. Basta un consiglio fuori di qui. Non fai parte della squadra, McLagan. Brava, Ginny! Così mi piaci! Fuori c'è Hermione ad aspettarci. Vediamo che cosa vuole, velocemente. Oh. Ho cercato, ma in biblioteca non ho trovato niente sugli Horcrux. Stavo pensando, se oggi a lezione preparerai un'ottima pozione, il professor Lumacorno sarà di buon umore. Allora forse ti dirà che cosa sta nascondendo a Silente. Già, sì, non è una brutta idea. Oh no, McLagan! Al suo confronto troppo è un gentiluomo. Ci si vede a pozioni. Granger! Granger! Allora, si vede con McLagan? No. Sono andati insieme alla festa di Natale di Lumacorno, ma non ha funzionato. Ah sì? Forse dai, andiamo da Harry. Andiamo a pozioni. Ora sei contento, Ron? Ma non è meglio di andare a pozioni, perché per oggi è tutto. Quindi spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo presto in un prossimo video di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, qui su Shida Lennart Games. Dobbiamo andare a pozioni. Sì, sì. Lo so. Ciao!